Non si può pensare di intraprendere un viaggio di Sibillini senza passare per uno dei luoghi che li ha resi particolarmente famosi. Quelle sono le gole dell'Infernaccio. Padre, voi siete l'eremitato, fate un altro. No, vedete, quello è il Monte Pio. Di qua si vede Monte Porto, Palazzo Borghese. Ma quando parliamo del Monte Vettore, beh, allora... Che ci sei? Siamo nei Monti Sibillini, siamo nella fiaba. Stiamo entrando dentro di voi per riuscire a potere questi posti. Qui potrai avere tutto ciò che desideri. Ecco se parla di padre, di Aldo Sarveno Casa, lo scuro sortilegio. Quel posto, quel regno cominciava ad essere il pesante schifoso. Quella è soltanto la bocca dell'inferno. Devi desistere! Vieni, non te ne pentirai. Ma cosa sto facendo? Un luogo decisamente infernale. Vattene e ricordati che io non temo nella tua ira del foramarco. Nel regno della regina non avevamo bisogno di niente, nessuno ci chiedeva niente. Smettila! Non mi tentare! Nessuno al mondo potrà nuocermi, nessun maleficio mi giungerà mai. Gesù Nazareno, aiutami! La gente, nonostante ciò che si crede, continua ad amare i racconti, le narrazioni, le leggende. Ama in breve ascoltare le storie.